La nostra Costituzione garantisce a tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne il culto, anche in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La nostra Costituzione quindi non vieta le fedi religiose, quali che esse siano, ma soltanto i riti, e cioè i comportamenti materiali che secondo il nostro ordinamento consistono in illeciti penalmente vietati. Salvini parla in relazione proprio alla costruzione poi del luogo di culto, quindi della, in questo caso della No, moschea, no? vabbè, ma ecco, ma questo, la costruzione della moschea non è di per sé un illecito, deve rispettare le norme urbanistiche. Ecco, ma vedo che Matteo Salvini dice che ci sarebbero dei finanziamenti da parte di stati islamici. Se questi finanziamenti rispettano le norme valutarie, perché no? Se sono illeciti valutari, devono essere proscritti. Quando dice che l'Islam si vuole porre come una legge a differenza di altre religioni, quindi in quanto tale sarebbe differente dalle altre religioni, questo dalla Ma no, Costituzione può ma essere questo, contestato. ma no, questo no, perché tutte le religioni hanno un loro assoluto. Quindi, ma noi non ci stiamo a discutere il contenuto delle religioni. Ripeto, quello che ci interessa sono i comportamenti materiali. Non so, pensiamo ai riti bacchici, cioè contrari a, che in cui ci siano cose sessuali. Queste cose sono vietate, ma non perché il dio Bacco non rientra nella gerarchia della nostra religione.